approfittando di una serie di errori dei difensori del Lecce al quinto della ripresa. Ecco il 1-1. Ed è lo stesso Roselli che si incuna in area e batte sul tempo i leccesi al 24esimo, portando in vantaggio il Taranto. Vantaggio che resiste fino al 40esimo, quando ancora l'argentino Pasculli acciuffa il pareggio. 2-2 fra Lecce e Taranto. Catanzaro-Genoa 2-0, torna al successo il Catanzaro battendo nella ripresa il Genoa, segna il nono Cascione su angolo di Palanca e raddoppia lo stesso Palanca al 33esimo. Cos'è la causa di questo? Il fatto che la Sampdoria non si pone più obiettivi? Sarà anche la squadra del Messina che non ha mai mollato e ha dimostrato oggi di essere una grande squadra. Alla vigilia ha dichiarato difficilmente possiamo perdere a Messina, come hai indovinato? No, veramente io non ho mai fatto questa dichiarazione di poter portare via un risultato positivo. Tuttavia nella ripresa il nervosismo ha avuto il sopravvento. Il Bologna consolida il primato battendo il Genoa per 3-0. Gol di Marronaro al 38esimo del primo tempo e Marronaro sale a quota 11. Poi nella ripresa il Bologna continua a realizzare al 13esimo per merito di Stringara e poi al 25esimo con Luppi che batte per la terza volta il portiere Gregori. Catanzaro-Bari 1-1, al 38esimo segna Palanca lanciato da Bongiorni, i baresi protestano reclamando il fuorigioco ma Agnolin convalida. Al 40esimo della ripresa c'è un intervento. Padova-Lazio 2-0, al 34esimo sugli sviluppi di una punizione di Longhi, Daré batte Salatia subentrato da 3 minuti a Muro per sostituire in porta Martina che era stato espulso da Lobello. Al settimo di testa e poi nella ripresa dopo il gol in rovesciata di Iorio che aveva dato il pareggio al Brescia. Piacenza-Udinese 1-1, tutto nella ripresa. Senza gravi conseguenze ha avuto per protagonisti nella discesa della Cipressa il francese Marie, il norvegese Lurvik e l'italiano Galleschi, fino allora in fuga ma ormai raggiunti dal gruppo dei migliori. Rivediamo la caduta con i tre protagonisti finiti nella stessa parte a ridosso del guardrail. Ad un chilometro dalla cima del poggio, 5 dall'arrivo, il francese Fignon, uno dei più attivi nelle posizioni di testa della corsa, ha portato quindi l'attacco decisivo al quale ha resistito solamente Fredi, completamente riabilitato dalla CAF, il pubblico delle grandi occasioni, una rotonda vittoria che, se evidenzia la crisi del Genoa, cancella d'un colpo le timide avvisaglie che parlavano di un Bologna appannato da un mese, incapace di vincere. Il 3-0 sul Genoa è stato fortemente voluto, tanto che nel primo tempo i rossoblù del Bologna hanno pagato lo scotto della precipitazione, mancando diverse occasioni proprio per debito di freddezza. E opportunità il Bologna ne ha costruite davvero parecchie, le più significative ad opera di Luppi e di Marronaro, mentre Fabio Poli ha visto la propria conclusione annullarsi sul palo della porta di Gregori. Al 38esimo, finalmente, la grinta di Marronaro ha sbloccato la situazione, merito anche di un Marocchi sempre più maturo che con uno spunto magistrale ha consentito al compagno di centrare con un bolide imprendibile la porta del Genoa. 1-0.